Siamo con Alessandro Luppino, che vedete qui accanto a me, lavoratore della Goldoni da 25 anni. Stamattina scioperate, siete in un buon numero di lavoratori qui davanti allo stabilimento della storica Goldoni di Carpi. Qual è il motivo dello sciopero? Ma il motivo è il concordato che hanno chiesto, che noi sinceramente non condividiamo, è che siamo rimasti sorpresi da questo concordato che sinceramente forse non c'era bisogno di intraprendere questa strada qua. È arrivato come un fulmine a ciel sereno, Sì, quindi. esatto. Sì, esatto. Lei abita a Carpi e ha una famiglia. Sì, esatto. Ho una moglie e due figli. Due gemelli. Esatto, due gemelli che stiamo cercando di crearci il nostro futuro. E quando capitano queste cose, sinceramente, non tutti i piani che uno calcola e che pensa, si frena molto. Certo. Ecco, lei diceva che ha anche un mutuo da pagare. Esatto. Ho un mutuo e in questo caso la preoccupazione è anche doppia, nel senso che andare a rimettersi in gioco per degli altri lavori non è così semplice come si può sperare, ecco. Grazie. Qual è la sua preoccupazione per la sua famiglia? Beh, intanto io guardo anche le condizioni di lavoro, cioè paradossalmente anziché di migliorarci a livello anche ambientale ci siamo un po' persi, ma questo già succedeva mentre lavoravamo, non c'è questa attenzione che invece questo aspetto meriterebbe, quindi lo vediamo anche in generale, no? Le problematiche ambientali ne sono cose che purtroppo le stiamo un po'. Come dire, le stiamo sottovalutando. Lei lavora alla Goldoni da 20 anni, se lo sarebbe mai aspettato all'inizio che sarebbe finita così? No, era tutt'altra situazione. 20 anni fa, sia sotto l'aspetto organizzativo, cioè parlo proprio dell'azienda, sotto l'aspetto organizzativo di quella che era la qualità del prodotto, era tutt'altra cosa, era molto meglio, molto meglio. Mi aspettavo quindi delle migliorie, un progredire dell'azienda, E invece abbiamo visto che poi sono cambiate tante cose, è cambiato un mondo, sono cambiate le dinamiche, le dinamiche aziendali, perché non c'è più la piccola, la media azienda, quella che ha fatto la forza poi dell'Italia. Stiamo vedendo come, insomma, molte aziende nazionali vengono acquisite da aziende estere, no? E non solo i cinesi, anche e soprattutto da aziende francesi. Grazie.